Riprendiamo all'insegna dell'evoluzione. È la fine del 1700, quindi entra in scena con grande fragore la rivoluzione francese. Beh, di mettere ordine nelle grandi cose degli avvenimenti di quegli anni formidabili. Tutti sappiamo che il punto di partenza è la rivoluzione francese 1789, ma è anche l'anno, non solo e non tanto della presa della Bastiglia, che è un episodio. Tutto parte con gli stati generali che si riuniscono, il sistema crede di poter concedere delle cose, diventa sempre più rigida però da chi si è riunita la propria posizione e giurano fino a quando non avranno una costituzione di continuare a argomentare le loro richieste. Il re pensa di poter prima con le parole, poi con la forza riuscire a risolvere il problema, ma il problema è molto grave perché non è solo un problema di evoluzione sociale dei tempi, è anche un problema economico che fa pressione. E questo perché la Francia ha speso tanto? La Francia ha speso tanto perché il sistema della corte spende tanto. Ma è solo un modo di buttare via denaro e mangiare brioche invece di pane, come sembra nella volgata stupida della loro regina, di Maria Antonietta. No, ha speso tanto perché da Luigi XIV, che cerca di concentrare da stato feudale a stato centrale, il meccanismo. È un meccanismo un po' perverso che è quello della corte, corte che diventa costosissima. Contemporaneamente hanno fatto anche altre spese, perché le spedizioni in America hanno portato la cosiddetta Louisiana, è un terzo del territorio degli Stati Uniti, quindi una grandissima ricchezza. Ottenuta come? Col debito pubblico, come al solito. Noi com'è che abbiamo ottenuto la sanità, che è una grande ricchezza italiana? Col debito pubblico, andate a vedere. Su www.istat, quindi un ente non politico, vedete come si è formato il debito pubblico e trovate Andreotti e Craxi, che sono due governi che da soli fanno l'85% del nostro disastroso debito. Ottenuto in quegli anni, che cosa abbiamo fatto? Foraggiato voti e consensi, per carità, ma abbiamo anche ottenuto una sanità formidabile. Come ne esce? Ne esce vendendo la Louisiana. Lo farà Napoleone, poi lo farà in secondo tempo. Lo dico perché come si esce da queste cose difficili è un tema che troveremo anche noi sul nostro cammino. Quindi, 1789 sappiamo cosa è successo, presa della Bastiglia. L'anno dopo il re fa finta di sottomettersi, l'anno dopo il 90, il 91 invece c'è la fuga del re e lo prendono a Varennes, quindi il discorso diventa sempre più complesso, l'Europa si spaventa, quindi cerca di fare guerra alla Francia, la Francia prima perde la prima battaglia, nella seconda vince e il grido di guerra è viva la nazione e non viva la Francia, questo è un particolare non da poco. Quindi arriviamo al 93 dove il re viene ghigliottinato, poi entriamo nel 94, continua il periodo del terrore, diciamo finalmente fine del terrore nel 94, Robespierre viene ghigliottinato, un'altra vicenda orrenda, direttorio. Poi arriviamo all'ascesa, per farla semplice, all'ascesa di Napoleone, troviamo importante per noi è il 97 con la Repubblica Cisalpina che ritroveremo nel nostro discorso. Il periodo napoleonico finisce nel 15 quando sfugge dall'Elba, ma poi a Waterloo finisce la partita. Restaurazione, poi abbiamo due rivoluzioni, quella del 20-21, quella del 30 e poi una rivoluzione trasversale in tutta Europa, quella del 48. Poi nel 70-71 c'è un conflitto franco-prussiano, la Prussia diventa l'impero germanico e anche questo è un passaggio
epocale. Bene, ho messo questi paletti con le date per chiarire i fatti relativi al piccolo cabotaggio, piccolissimo, banale, estetico cabotaggio dei colori, che però è sempre il riverbero dei fatti sociali e quindi dei fatti sociologici ed economici. Il nero, che era uscito dai costumi, dalle abitudini, con l'illuminismo, che aveva schiarito ambienti e vestiario, ritorna spinto un po' dal bisogno di legittimazione che chiede che chiedono i protagonisti della rivoluzione francese, e li troviamo quindi negli abiti di questi personaggi. Adesso proviamo a focalizzare la nascita delle nazioni. A noi interessa non come fenomeno storico o politico, ma interessa vedere le conseguenze nelle insegne, nei colori delle loro bandiere. Sapete che le nazioni sono un fatto. Le nazionalità, il nazionalismo è un fatto recente. Prima c'erano dei popoli tenuti assieme da delle case regnanti. Queste case regnanti avevano quindi la loro propria insegna e portavano questa loro insegna. La considerazione invece storica interessante, che non ha molto a che vedere con i colori, ma che è di grande spessore nel contenuto storico, quindi non la tralascio, anche se fuori tema ve la racconto, è che tutte queste guerre che ci sono state nel Settecento sono state finalizzate con tanta energia, sangue e PIL, tanto impeto, sono finalizzate soltanto a dare un vantaggio alle case regnanti, alle dinastie, che avevano un problema di disoccupazione dei loro secondogeniti, terzogeniti e quartogeniti. Non avendo corona, dovevano cercare lavoro ai picciotti. E questo lavoro era a sfruculiare altre nazioni per poter mettere sulla testa del povero picciotto disoccupato una corona. Allora, che cosa succede? Che tutta questa energia, e io ho detto PIL e sangue, energia tremenda, non serve a nulla, serve soltanto a cambiare il nome dei regnanti, non cambia assolutamente niente. Per tutte le nazioni d'Europa, meno una, l'Inghilterra, che partendo dalla Magna Carta è già un paese che ha una struttura democratica, dove non voglio dilungarmi in questo discorso, ma tutto quello che viene fatto dall'Inghilterra è fatto per la nazione inglese. Quindi dà un valore aggiunto, il surplus resta all'interno come ricchezza e piano piano porterà questo all'impero. Detto questo, che non c'entra niente con i colori, ma che è importante, prendiamo a vedere il giro del fumo delle varie bandiere. Repubblica Veneta è un pittogramma addirittura. I crociati avevano evidentemente bisogno di distinguersi sul campo di battaglia. L'unione, il segno unificante, il denominatore comune era la croce, quindi avevano tutti la loro bandiera nazionale più questo, più la croce. Bandiera complessiva dei crociati, fondo bianco, croce rossa. Bene, questa bandiera genovese è importante perché sarà anche il punto di partenza della bandiera inglese. Vedremo poi quando parleremo della bandiera inglese. Adesso vi mostro le bandiere risorgimentali e ho la cattiveria di farvi anche ascoltare gli inni nazionali, perché così capite che c'è addirittura di peggio dell'inno di Mameli, che già è una cosa ignobile dal punto di vista musicale e anche nell'esagerazione ridondanti delle parole. Partiamo dalla bandiera Sabauda, è il loro tremendo inno nazionale. Vi ho detto che l'azzurro, quell'azzurro che oggi potremmo chiamare Madonna, non a caso le cose sono collegate, come nelle lezioni precedenti ho raccontato. Questa è la bandiera che arriva fino ai moti del 48.
dove Carlo Alberto opportunisticamente cambia la bandiera. Stato Pontificio ha quella bandiera da tempo che conoscete, che è ancora quella attuale. Bandiera borbonica con l'ignobile inno. E questo stemma è lo stemma della famiglia borbonica. Allora, veniamo all'Italia. Veniamo all'Italia, ci collochiamo con la Repubblica Cisalpina. È il momento in cui, Napoleone ha fatto di un boccone il Piemonte, che è una provincia francese, è un'altra provincia francese, Parma. Non a caso il nostro Giuseppe Verdi nasce con un passaporto francese. E ha anche bisogno di stati cuscinetto. Lo stato cuscinetto è la Repubblica Cisalpina. Allora, proprio a Reggio Emilia, nel 1797, deputati di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara proclamano la Repubblica Cisalpina scegliendo una bandiera che è il nostro famoso tricolore. Tale Giuseppe Compagnoni ha l'idea. La bandiera è a strisce orizzontali, due colori sono quelli di bandiera francese, il terzo è il verde, verde speranza. Ricordiamo anche che nel centro di Reggio Emilia proprio ci sono una legione di cacciatori a cavallo francesi che ha questa bandiera, quindi non è stato uno sforzo di grande creatività arrivare a quei colori. E adesso metto da una parte gli anni, così vedete il passaggio graduale della bandiera. Ecco, quello che sentite è veramente il motivo musicale, lo sfondo musicale, la colonna sonora del Risorgimento. Questa è la vera musica che segnerà qui il periodo. Bandiera cisalpina. Poi cosa succede? Che la giovane Italia, la regione del Mercurio, adopera esattamente lo stesso format, diremmo noi oggi, con Unione, Forza e Libertà scritto dentro. Ricordo che nell'altra piccola rivoluzione che c'è stata, quella del 21, piccola rivoluzione che nasce a Cadice, non succede niente di straordinario, perché viene esportata in Italia. In Piemonte e prima nel Regno delle due Sicilie ci sono delle grandi tensioni, ma non riuscirà a cambiare il sistema. Vedremo poi. Succede finalmente qualcosa di nuovo, che sono l'unica rivoluzione che attraversa tutta l'Europa, che è il 48. Allora, in quest'ambito è costretto sia Carlo Alberto a modificare la propria bandiera per arrivare in tempo a raccogliere quello che è la tensione di tutta l'Italia e averne vantaggi, per non essere da meno fare la stessa mossa opportunistica il Regno delle Due Sicilie. Quindi abbiamo praticamente la stessa bandiera con in campo bianco lo stemma sabaudo e lo stemma borbonico. Quando finalmente ci sarà l'unità d'Italia, c'è da dire perché dico finalmente, perché forse mi manca qualche pezzo logico per poterlo affermare con questa sicurezza, quando ci sarà l'unità d'Italia, dove sarebbe stato a mio parere molto meglio una confederazione, quindi una fusione graduale del paese, quando ci sarà l'unità d'Italia nel 61, allora la bandiera sarà la sabauda con in più la corona. Quanto dura questa bandiera? Dura fino alla caduta del fascismo, e dopo, fino alla fine della seconda guerra mondiale, dove toglieremo lo stilema sabaudo dalla bandiera. Granducato di Toscana, e anche qui inno catastrofico per i nostri timpani,
che non è molto diverso da quello dei Ducati di Modena e Reggio, che non è molto diverso dalla bandiera austriaca, come vedremo, mentre Modena ha un fondo giallo e il Lombardo-Veneto ha un fondo verde con l'aquila bicipite. Ecco che capiamo perché verde è il colore oggi della Lega. Ma la cosa interessante, paradossale, quasi incredibile, io ho dovuto rileggere due volte questa vicenda, perché la prima volta pensavo fosse una leggenda metropolitana, è che la bandiera inglese è una bandiera acquistata, come si acquista il marchio Gucci, perché capivano che la bandiera della Repubblica di Genova aveva dei vantaggi pratici portata a spasso su una nave. Il vantaggio pratico era che gli attacchi moreschi, gli attacchi dei pirati, avevano dei riguardi, avevano paura di combattere contro una croce, contro la croce dei crociati. Quindi una volta stabilito che quella bandiera dava qualche garanzia in più sui mari, visto che erano una nazione finalizzata al dominio dei mari, non hanno avuto difficoltà a comprare la bandiera dei crociati, a comprare la bandiera della Repubblica di Genova e quindi si sono trovati con questo segno a disposizione nel momento in cui dovevano scegliere di unificare la bandiera inglese, che è questa, scusate, la bandiera scozzese che vedete, con la bandiera inglese. Dei vari tentativi, questo fu un tentativo abbastanza vicino a quello che conosciamo e questo fu quello finale. Poi bandiera americana. Ricominciamo, scusate, il mouse è andato troppo in fretta. Abbiamo le 13 colonie che l'8 gennaio del 76 si fondono, qui vedete 13 stelle. E creano la bandiera americana. Sono interessanti anche gli antichi segni che troviamo in Europa. Questo giallo e nero è la bandiera del Sacro Romano Impero, quindi qualcosa che viene da un passato. E oggi voi lo trovate spesso nelle maglie di calcio tedesche. Quando entrano in scena gli Asburgo, hanno un retaggio dell'antica bandiera austriaca, ne parleremo tra un attimo, e il loro stemma di famiglia che è giallo e nero. Quando entreranno gli Hohenzollern avranno il bianco e il nero con un pensiero all'antico stendardo degli universitari tedeschi, nella fattispecie, usiamo la parola giusta, prussiani, che combattevano contro Napoleone. Quello è un periodo importante per la Germania perché il conflitto perdente contro Napoleone, quindi pensate a una Germania che perde militarmente e viene sottolineato che continua a perdere militarmente contro Napoleone. Questo che è una tensione terribile, uno psicodramma. E lo psicodramma verrà curato con dosi massicce di militarismo. Quindi da lì nasce il militarismo tedesco. Questa insegna rosso, gialla e nera è un'insegna che nasce nel 48. 48 è un motto rivoluzionario. Quindi quando nel 70 gli Hohenzollern battono Napoleone III, e addirittura a Versailles, con onta e offesa, proclamano l'impero, hanno paura a utilizzare una bandiera, un segno così legato al motto rivoluzionario e quindi manterranno i loro colori.
Vedete che questi colori sulle barricate non possono essere quelli di uno Stato tedesco prussiano. Allora, dal 71, dopo Sedan, al 18, alla fine della prima guerra mondiale, questa sarà la bandiera tedesca. Dopodiché riprenderanno i colori di quegli studenti e sarà il nero, il rosso e il giallo, con un'eccezione dal 33, quando Hitler va al potere, al 45, con la bandiera del Terzo Reich. Caduta la Germania alla fine della guerra, la bandiera tedesca torna a, come l'avete vista nella tavola precedente, e quella della DDR ha un'insegna. Vi avevo parlato prima della bandiera austriaca, dobbiamo arrivare a Federico II di Bamberg, quindi siamo in pieno Medioevo, che nel racconto della tradizione, la leggenda narra che nel campo di battaglia si coprì di sangue altrui dal busto in giù, ad eccezione della cintura. Quindi sangue, vedete, sangue in alto, sangue in basso, questa zona bianca è quella preservata dalla cintura. Da qui nasce la bandiera austriaca. Arriviamo a una cosa più interessante, che è la rivoluzione francese. Quindi voi sapete della presa della Bastiglia, e lì succede una cosa particolare che non ha nessuna valenza storica, ma porta il blu in scena come colore di una fazione politica. La guardia del re passa dalla parte dei rivoltosi durante la presa della Bastiglia. Qui vedete la divisa c'è questo azzurro, quindi l'azzurro diventa il colore della rivoluzione, sarà il colore della Guardia Civile. E noi che altri colori abbiamo? Abbiamo un esercito inglese che è una macchia rossa. Allora vi si chiede: ma perché vi fate vedere così bene dal nemico che avete individuato, o addirittura è rosso, così vi possono vedere da più chilometri di distanza e anche nella nebbia? E la risposta è perché le macchie di sangue così nel rosso non si vedono. Del resto, un discorso razionale e logico fa fatica a crearsi, perché spiegatemi come gli austriaci avessero deciso di andare in guerra nei campi di fango vestiti di bianco, mentre i prussiani usavano il blu e anche l'esercito piemontese usava il blu. Allora, nella rivoluzione del 48, come vedremo, quindi c'è una seconda rivoluzione, il blu non era più un colore della rivoluzione, era già stato usato e sfruttato con la rivoluzione francese, bisognava avere un altro colore nell'insegna. E lì la Francia, come vedremo tra qualche tavola, rischiò di prendere la bandiera rossa. E allora del blu che cosa si è fatto? Il blu è passato in mano ai moderati, come ancora adesso. Se voi vedete, i partiti di destra hanno marchi e segni che usano spesso il blu. Lo leggete anche nelle cravatte dei politici quando vengono intervistati. È un colore del centrodestra, il blu, lo vedete in Francia. E che cosa è rimasto? È rimasto nella casacca della squadra di calcio. I galletti francesi hanno ancora oggi una casacca blu, così come noi abbiamo quella, abbiamo per lo stesso motivo abbiamo quella dei Savoia. Allora, aspetto interessante, stiamo arrivando alla formazione della bandiera francese, siamo nel 1789, la rivoluzione che nasce con la presa della Bastiglia. L'anno dopo Lafayette, una specie di ministro della Real Casa, propone al povero Luigi XVI un compromesso.
di presentarsi al Comune di Parigi, alla festa che c'è dopo un anno della Rivoluzione francese. Figuratevi con che spirito si presentava alla festa della presa della Bastiglia, portando il colore della sua casata, della sua famiglia, il bianco. E lo porta al Comune di Parigi, che ha come colore il blu e il rosso. E così si forma una coccarda bianca, blu e rossa. E qui è il punto di partenza della bandiera francese, la bandiera francese che era questa come vessillo. In campo di battaglia i Borboni avevano il bianco, bianco poi diventa il colore della bandiera, della controrivoluzione. Si chiamavano bianchi i controrivoluzionari che si combattevano contro Trotsky al tempo dell'Unione Sovietica, quindi della rivoluzione, dopo la rivoluzione d'ottobre. Quindi la bandiera prende il colore bianco quando, dopo la caduta, di Napoleone col congresso di Vienna, si torna con la restaurazione agli stati precedenti. La monarchia francese riprende dal fratello più giovane del re, Luigi XVIII, non c'è XVII perché il piccolo Luigi XVII è morto di tisi i 2 anni dopo che la mamma Maria Antonietta è stata decapitata, il bambino fu affidato a un macellaio, morì di tisi e di stenti, una storia tragica. Che merita forse di essere conosciuta, la potete leggere, è una tragedia annunciata con la Rivoluzione francese, ce ne sono state tantissime. Nel 30, nel 30 c'è un'altra rivoluzione, una radiosa rivoluzione che porta a un cambiamento non di dinastia perché passa un Orléans, quindi a un cugino del re, ma questo Luigi Filippo d'Orléans è un personaggio che ha sempre partecipato alla parte più estrema della Rivoluzione francese, quindi è un personaggio, non è un intellettuale, è un personaggio che ha portato il suo contributo non alla rivoluzione, non alla casa regnante, ma ai principi rivoluzionari. Allora viene scelto come re, si chiamerà re Borghese, poi re dei francesi, e in questo scenario la bandiera è quella proprio francese, quella che vedete. Questo è è David, è un quadro celebre, dove campeggia questa bandiera, anzi la coccarda ha preso l'immagine, la dimensione di una bandiera con i colori immessi, il blu accostato all'asta su indicazione dello stesso David, e questo è il tricolore. Bandiere diverse segnalano concetti diversi di monarchia, quindi da questa monarchia per diritto divino si passa al tricolore, una sovranità popolare. Attenzione, quando nel 48 scoppia in tutta Europa un moto rivoluzionario, il rosso di questa bandiera sta per diventare la bandiera nazionale. La Fontaine, il poeta La Fontaine, riesce arringando la folla a ritornare alla bandiera, al tricolore, se no la Francia sarebbe passata a questa nuova bandiera. Quindi noi abbiamo un tricolore nel 30, poi i principi rivoluzionari nel 48 Marx è contemporaneo, è evidente, c'è una bandiera rossa, ma poi quando la rivoluzione prende una deriva ancora più estrema c'è bisogno di un altro colore. E gli anarchici sceglieranno il nero. In quegli anni c'è anche l'Internazionale Socialista, c'è un inno. Nel 1888 l'Internazionale, che anche questo fa parte del segno.
diventerà poi un segno chiaro e forte del comunismo. E quando una terza via entra in scena, e quella del fascismo, sceglierà il nero. Le camicie nere, il nero era già scelta, era già stata una scelta curiale, una scelta del mondo ecclesiastico, e quindi ha queste valenze. Un altro momento importante che troviamo nel nostro percorso è il romanticismo. Il romanticismo è un picco di irrazionalità che, ahimè, attraversa la storia ogni volta che ci scontriamo con queste filosofie irrazionali, oggi le chiamiamo populiste. Quando si esce da un impianto logico, la ragione trema e i problemi diventano drammatici nello scenario. Però, per il momento, il romanticismo non è quello che poi portò a delle conseguenze gravi come la Prima Guerra Mondiale. Ma siamo limitati in quattro generazioni di romanticismo. L'inizio è legato solo alla malinconia e prende dei colori che non sono ancora quelli della morte. Siamo legati in prima battuta alla natura e al sogno. Quindi se i colori sono della natura, il colore diventa verde e anche l'azzurro, il blu dei monti visti da lontano e del mare. Quando Goethe pubblica I dolori del giovane Werther, lo veste con dei pantaloni gialli e una casacca blu. Questi sono i colori. Goethe ha scritto molto sui colori, poco di scientifico, ma non possiamo chiederlo a lui. Ha scritto anche di economia, ha scritto ancora peggio, però se vogliamo essere cattivi, il peggio lo dà con questo acquerello. Poi smetto di dire cattiverie sul povero Goethe, che mi sta anche simpatico. Diciamo che questa generazione, la prima generazione, non è entrata nel profondo nero. La seconda generazione del romanticismo e per tre generazioni entra proprio nella notte, nel cimitero, nelle ossa macabre. Insomma, i colori diventano nero profondo, ossian, cimitero inglese. Vedete questa immagine con questa bellezza un po' smunta, pallida. Eco scrive: la bellezza si trova in un volto smunto, dietro al quale occhieggia non troppo nascosta la morte. Tisi è un valore aggiunto del fascino. E in questo contesto non può che funzionare ancora il diavolo, le streghe, la luna in un cimitero. Sospendiamo questo discorso sul romanticismo per entrare in un fatto organizzativo. Nell'Ottocento i burocrati, quindi le persone che popolano gli uffici, sono vestiti con una divisa. Qui guardiamo questo che sono i postali del Regno Sabaudo, del Regno di Sardegna. E vediamo questo blu marino delle loro divise. Altro momento importante nella formazione degli elementi del gusto nascono con la fotografia. Vi ricordate quando vi raccontai l'importanza della stampa, quindi del bianco su nero, per riprendere questi due colori nel gusto, nell'immaginario collettivo del gusto, la stessa cosa adesso sta ritornando con la fotografia. Ricordiamoci che i giornali della mia generazione, quando io avevo 20 anni e 30 anni, i giornali erano ancora stampati in bianco e nero. Ricordiamoci che anche il famoso Via col vento, film del 39 a colori, aveva dei colori così esasperati, così kitsch nei contrasti, che non potevano supportare i parametri dell'arte.
Quello che diventa interessante è che già nel 1839 Chevreul pubblica un testo sui contrasti che è molto simile a quello che ci possiamo raccontare noi. Quello che dice Chevreul sull'armonia cromatica non è molto diverso da quello che io insegno oggi. Il nero esce ancora dalle tavolozze dei pittori e verrà sostituito da dei blu e da rossi molto scuri. E per Mondrian e Miró si svaluta anche il verde, verde che da questo momento sarà considerato un colore borghese, colore quindi degli affari. Già nel direttorio era tornato di moda, il primo romanticismo avete visto che lo adotta. Era cresciuto ai tempi della Restaurazione, già ai tempi di Napoleone III, era un colore che andava di moda, amatissimo dall'imperatrice Eugenia che aveva capelli rossi utilizzava una polverina verde sui capelli per creare ramature. Lo ritroviamo rivelante, come vi dicevo, nella pittura romantica. E negli anni 30 dell'Ottocento questo colore decade perché la scienza del colore lo considera secondario, nel senso che è composto da blu e da giallo, colori primari. Ma soprattutto non possiamo credere che questo sia un grande limite. Il vero limite è che dal punto di vista tecnico, come accade, gli accostamenti con i colori secondari sono più difficili. Problema poi chimico. I primi verdi, verdi di quel periodo, erano pericolosi e quindi ha queste difficoltà. Troviamo in pittura un verde importante solo associato al rosso per giocare i contrasti. Recupererà sicuramente il verde e lo sta recuperando adesso, sia perché è grande simbolo di tutto quello che è ecologico e poi contemporaneamente adesso diventa bio e diventa anche, come vedete, il simbolo dell'agricoltura sostenibile, prende colore verde. Quindi il salutismo. È verde la farmacopea, l'insegna delle farmacie che vedete sono verdi. Come vi ho fatto vedere, prima dicevo che il verde interessa come contrasto rispetto al rosso. Qui leggete questo Van Gogh, poi addirittura Kandinsky dice cose tremende, dalla Bauhaus lo considera un colore borghese, stanco e passivo. Kandinsky scrive: come una vacca grassa, il verde è capace solo di ruminare, osserva il mondo con occhi ottusi e indifferenti, siamo una cattiveria. Quando poi fa un quadro dove campeggia il verde, non usa le proporzioni armoniche e lo inquadra in questa desolante disperazione. Troviamo negli oggetti pochi oggetti verdi, ma per un problema tecnico, sia perché il verde si rovina col tempo, sia perché qualcuno sostiene che sono ancora pericolosi. Nella realtà la tecnologia ha superato questo disturbo di tossicità, però è un colore che ingiallisce. Il verde urbano è un verde scuro perché è verde, perché è una conquista, finalmente hanno prodotto un verde non tossico, quindi piace mostrarlo. Perché è scuro? Perché le città sono sporche. E questo è un motivo importante. Oggi noi pensiamo ai marziani verdi, agli omini verdi, mentre il rosso oggi è il teatro della scena, è il colore della scena, è il colore che fa teatro. Se noi volessimo fare una ricerca sistematica sull'impressionismo, questi sono i colori più diffusi. Allora, alla distribuzione di frequenza dei colori dei maestri impressionisti, porta a queste preferenze. Vedendole così insieme non possiamo dire molto, ma non possiamo dire molto di più. La cosa interessante è che tutti cercano colori nuovi, quindi c'è una
innovazione nella chimica della composizione dei colori ricercati. Abbiamo finito questa parte, la prossima sarà legata alla contemporaneità e alla modernità. Grazie. Per trovare ulteriori file di questa raccolta andate sul mio sito mauriziomercurio.weebly.com. Entrate dall'home page, andate nella pagina università oppure nella pagina conferenze e lì potete scaricare queste lezioni in streaming. Grazie. Ultima puntata del ciclo, parliamo dell'industrializzazione, dell'impatto dell'industrializzazione sul mondo dei colori. Tutti pensavano che l'industrializzazione avrebbe potuto migliorare la qualità, degli operai, la qualità del ceto più basso. Tutti si attendevano una vita migliore, ma queste attese non furono mantenute e la città mostrava il suo degrado di sporcizia. Ci stiamo occupando di quella piccola cosa che è il colore, e quindi il colore diventava bruno, diventava nero. O colavano catrame, colava nafta, colava fango. La città era sempre più sporca. E lo sarà a Londra, prendendolo come punto di riferimento, lo sarà fino agli anni 70 del secolo precedente. Le persone che vivevano in quelle città, invece di migliorare la qualità della loro esistenza, la stavano addirittura peggiorando. Venivano dalla campagna, dove tutto sommato avevano dei sistemi di sopravvivenza che nel tempo si erano consolidati, e qui invece troviamo molta disumanità. Perché questo? Perché nella campagna il vecchio era il capo del clan, continuava da vecchio a essere rispettato, aveva insegnato il lavoro, non solo, ma ancora lo conduceva. Conduceva intellettualmente, se non aveva più né la forza per farlo, attraverso i figli, i generi. L'operaio che viene a lavorare nella città non ha più la casa dove tutta la famiglia si riunisce, vive frastagliato in piccoli appartamenti qua e là. Soprattutto non impara più il lavoro dai genitori, e quindi i vecchi non hanno più una dignità, sono in un angolo e questa è causa di sofferenza. Tutto il sistema sarà causa di sofferenza. Questo passaggio della modernità, che è una parola troppo vaga, dovremmo dire con chiarezza, c'è un grande passaggio epocale dal primario, l'agricoltura, al secondario, l'industria. E chiaramente questo modifica i fattori di produzione, modifica la società, e già nella nostra piccola visuale dei colori vediamo che le persone si vestono di nero o devono poter assorbire lo sporco e lavarlo e toglierlo via facilmente. Anche gli oggetti, i piccoli oggetti, il vasellame bianco e nero, forse sono ancora l'onda lunga della riforma. Forse le famiglie che si occupano dell'industria di questo genere di prodotto hanno una cultura sobria che li porta a queste scelte. È come dicevo, l'onda lunga della riforma. Vedete il modello T bianco e nero della Ford, vedete che dalla fabbrica alla miniera il vestito è nero, non può che essere nero per assorbire con grande praticità lo sporco. Poi cosa succede? Che in questa insolenza di materie vile che cola in questi detriti, in queste schifezze della città, l'operaio veste di blu,
Veste di blu perché il costo del blu è inferiore al nero ed è più stabile, quindi i famosi colletti blu, le tute diventano blu. Mentre le persone di maggior censo vestono di nero. C'è la storia che tutti conoscete, quella dei jeans di tale Strauss bavarese che cerca di piazzare le tele di Genoa da jeans che coprivano la merce dei mercantili, una tela molto, molto dura, non quella dei jeans naturalmente, cerca di piazzare tende per i cercatori d'oro. Da qui anche l'ingegno di cambiare un po' la formula del prodotto e trasformarlo in jeans. Il jeans è un colore, il jeans diventa, non è tanto moda, ma un modo di essere. Qui lo vedete entrare, in un ritratto. Queste gradazioni di azzurro e di blu sono anche importanti, vedete, nella divisa francese. Dei soldati della prima guerra mondiale, troppo pericoloso perché è troppo chiara e visibile, e vedete che Klein brevetta per la prima volta brevetta un colore che non è una cosa normale brevettare un colore. Vedete l'utilizzo anche dei prodotti di largo consumo di questa gradazione. Anche l'abbronzatura, che fino all'Ottocento era sconveniente, perché chi lavorava nei campi primari, tutto il sistema economico dell'agricoltura, aveva la pelle scura per il sole, quindi erano abbronzati. Adesso che il lavoro è in fabbrica e in miniera, non si vedono più, non è più legato al ceto più povero l'abbronzatura, quindi. Non è più di moda la pelle diafana e chiara, ma diventa importante, diventa di moda l'abbronzatura. Bene, entriamo nella modernità, entriamo velocemente perché ormai le cose importanti le abbiamo dette, le case si riempiono di colori, la televisione a colori ci regala un colore nuovo, non abbiamo più un cinescopio a strisce. Ma il televisore quando non è in trasmissione ha questo bellissimo blucina e allora scoppia la moda del blucina, blucina diventa un colore formidabile in quegli anni. Poi dobbiamo ringraziare IKEA che ha messo a basso prezzo nelle case il colore. Là dove la gioventù e chi riflette parla di esistenza e delle difficoltà sul valore di esistere, dall'esistenzialismo, per sconfinare nei movimenti punk, il colore portante è il nero, il colore che troviamo nell'arredamento di classe, colore che troviamo o nel lusso o nella moda, nella tecnologia, e diventa un canone di eleganza. L'intimo è nero ed è interessante questo fatto perché le ricerche che chiedono ai maschietti che colore d'intimo femminile preferite giurano bianco. Invece poi il mercato conduce al nero. E rosso, dite voi, rosso che l'abbiamo visto all'inizio come materia della grande sensualità, certo, è ancora un fortissimo colore della sensualità, ma legato a una frangia più aggressiva e non meno classe, nero. Più aggressiva sessualità. Poi c'è il capitolo del panterato, ma preferirei non espormi. Il celebre quadro di Guernica Picasso, se lo guardate, è un colore che ha poco colore. Poco colore perché è significato di una tragedia, significante di una tragedia, e quindi questo grido non può avere colore. Ma forse anche perché per essere poi trasferito ai mass media di quegli anni che non frequentavano il colore, doveva tenere questo colore così neutro. Vado velocemente a una conclusione. Viene chiesto al pubblico europeo che colore preferite. Certo, nella ricerca non si sa bene qual è il target a cui è stata fatta, quindi non ve la passo con un criterio scientifico, ma evidentemente non può venire fuori un colore che è blu. Come colore preferito, seguito dal verde, seguito dal rosso, seguito dal nero. Non vi do le percentuali proprio perché non credendo
che queste ricerche siano, abbiano un valore statistico preciso, preferisco darvi delle tendenze. Evidentemente, che cosa succede? Che il Giappone ha una visione diversa e sceglie il rosso, l'Asia sceglie il giallo, i paesi arabi il verde. Adesso ci chiediamo come si formano le scelte dei colori che fanno tendenza. Tutto nasce all'inizio con la moda che di solito è a Parigi. Poi da lì passa al trucco, un periodo inferiore all'anno, ma al massimo è un anno. L'industria del trucco prende spunto da quella della moda e la trasferisce sul trucco. Poi, sempre in un anno, da Parigi arriva negli Stati Uniti. Poi, ancora un anno dopo, arriva al design. E dal design si allarga ad altri settori. Quindi questo è un po' il giro del fumo. Basta. Ho finito di parlarvi dei colori. Questo viaggio termina qui. Bibliografia consigliata, consigliabile. Sicuramente Pastoureux, Michel Pastoureux, che credo sia il più profondo conoscitore di queste dinamiche dei gusti del colore. C'è il primo libro sul blu, poi il secondo sul nero, poi il rosso, il verde, sta uscendo il giallo. Poi per completare direi anche Storia della bellezza di Umberto Eco. Non parla del colore in particolare, ma parla dell'insieme della bellezza, quindi è una traiettoria di pensiero specifico all'ideale di bellezza. Quindi questo discorso lo vedete in un ambito più completo. Grazie. Il materiale, come vi ho detto, andate su http maurizio mercurio o tutto attaccato webly.com e lì potete scaricare. Grazie dell'attenzione. Quando entrate nel sito, andate sulla pagina università o sulla pagina conferenza, dove vi viene più comodo scaricare le lezioni che vi interessano. Ancora grazie e poi concludo dicendo questo come scaricare, ma questo lo sapete. Concludo con una frase che vi lascio. La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Ecco, spero di non aver buttato lì dei concetti spot, ma avere aperto un percorso di interesse che vi possa arricchire e far ritrovare degli stimoli. Grazie dell'attenzione.